Perfetto, Memmo Falco, geopolitica, storia del giornalismo, cosa è successo in Siria, complicato veramente riassumere il tutto in una sola battuta. Ancora una volta l'ordine dei giornalisti della Campania dimostra una sensibilità istituzionale fortissima, ponendo nel programma dei corsi di formazione per i giornalisti, che ripeto sono gratuiti, siamo l'unica regione d'Italia a fare dei corsi gratuiti, un argomento di politica internazionale, la geopolitica, la crisi in Siria, la crisi soprattutto in Oriente e Medio Oriente è di grande attualità, perché negli scenari globali è fondamentale il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo. Questa è la dimostrazione della grande capacità dell'ordine professionale di stare al passo con i tempi e di dare ai giornalisti un contributo di idee e di esperienze. Cosa è successo realmente in Siria, Alessandro? Beh, cerchiamo adesso di approfondire il tema con i nostri relatori. Diciamo che si è fatta molta mistificazione, come sempre avviene quando ci sono delle guerre, propaganda, contropropaganda inevitabilmente mescolano un po' con le carte. Quello che è accaduto è che abbiamo avuto quindi un conflitto durissimo scatenato nell'ambito della stagione delle primavere arabe, che ha reso innanzitutto un popolo e un paese bellissimo, ricchissimo, pieno, insomma, multietnico e multireligioso, un campo di battaglia con macerie che probabilmente sarà difficile ricostruire per i prossimi 20 anni. Oggi... Che ci ricorda anche altri conflitti molto simili, stessa area. Esattamente, tutto il mondo arabo è stato sconvolto dalle primavere arabe, e naturalmente noi abbiamo anche il problema della Libia che ci riguarda molto da vicino. Ecco, cominciamo col dire che tutto questo disordine evidentemente sicuramente non ha giovato all'Italia e non ha giovato ai cristiani. In Siria, per esempio, c'era la comunità di cristiani più antica della storia e oggi la stragrande maggioranza dei cristiani d'Oriente ha le proprie case distrutte e è dovuta scappare da quella che era sempre stata la loro terra. Sebastiano Caputo, un collega che ha seguito da vicino il conflitto, anzi da molto vicino. Sebastiano, che è successo realmente nel corso di quel conflitto? Sì, io quest'oggi all'Università Federico II di Napoli porto la mia esperienza di fotogiornalista in Siria e ho seguito il conflitto sin dal 2015, sono andato per la prima volta in quell'anno e sono tornato in più occasioni, sono stato 6 volte nel paese, ho coperto anche i momenti più caldi della guerra, non mi sono soltanto fermato a Damasco, ma la Siria l'ho fatta tutta quanta, non c'è una città che non ho visto, e porto non soltanto una testimonianza diretta, impresa diretta sul campo, ma porto anche una testimonianza di un giovane che oggi fa una professione che è in via di estinzione, e è dovere dell'ordine dei giornalisti difendere questa professione e capire anche quali sono le nuove dinamiche professionali che stanno accelerando la scomparsa, no, di questo mestiere, assolutamente. E diciamo che la guerra in Siria è sicuramente una guerra sporca, è stata definita una guerra civile sin dal 2011 perché è una guerra che nasce sulla scia delle primavere arabe, ma diciamo che col passare degli anni si è scoperto molto velocemente come dietro questa etichetta di ribelli moderati non ci fosse nient'altro che, da un lato, delle agende straniere che portavano avanti dei progetti, dei disegni di geopolitica sulla Siria, e dall'altra parte questi ribelli moderati si sono rivelati per quello che erano realmente, cioè dei tagliagole. Non a caso poi abbiamo visto un po' quello che era il vero volto di questi ribelli moderati, e i giornalisti occidentali hanno anche una responsabilità su questo, perché non hanno saputo analizzare fino in fondo chi fossero, come venivano influenzati e chi in qualche modo li ha spinti a fare quello che hanno fatto. Un telegramma, sei sicuro che non hanno analizzato bene o che non volevano fare analisi? Da una parte la maggioranza dei giornalisti penso che abbia fatto un giornalismo copia e incolla, non andando sul campo ha copiato e incollato delle notizie, dei lanci di agenzia, un piccolo 10% probabilmente, quindi una minoranza attiva e organizzata, ha fatto in modo di insabbiare il vero volto di questi ribelli, perché in qualche modo portavano avanti da giornalisti un'agenda straniera che non era di certo quella dell'interesse italiano ma anche europeo.